gol di oggi è importantissimo perché è stata una partita difficile, è stata una partita non giocata bene da parte nostra, quindi segnare questo gol è stato importante per tutti noi, poi l'ho fatto io, lo facevo un'altra, era importante lo stesso. Oggi l'importante era portare i 3 punti a casa e siamo state brave perché, ti ripeto, una partita così sono quelle partite che rimani sempre sullo 0-0, poi un contropiede loro e perdi la partita. E quindi noi siamo state brave a rimanere attente, almeno su questo siamo state brave, e poi al momento giusto a pugnalare. Ma sì, ci aspettavamo una partita così, abbiamo lavorato tutta la settimana perché sapevamo che era una partita così. Appunto per questo noi dovevamo. L'approccio è stato giusto perché la mentalità c'era, la convinzione c'era, però abbiamo, secondo me, in campo, cioè non giocavamo tanto, lanciavamo un po' spesso e quindi su questo siamo andati in difficoltà. Invece di fare il gioco nostro, noi facevamo il gioco loro. Io adesso penso a San Gimignano. Bisogna sicuramente avere un obiettivo perché l'obiettivo è quello che ti fa andare avanti, però noi dobbiamo pensare a domenica dopo domenica. Solo così possiamo raggiungere degli obiettivi. È molto importante perché l'abbiamo ottenuta in estremis, si può dire, soffrendo. Abbiamo giocato un primo tempo praticamente che abbiamo regalato alle avversarie, che si sono disposte molto bene in campo e a livello tattico ci è andato veramente fastidio. E solo un episodio, una palla esterna, come poi abbiamo parlato il secondo tempo, alla fine del primo tempo, potevamo risolverla e così è stato. Felice per il risultato perché continuiamo nel nostro percorso. Adesso abbiamo un'altra partita importante sabato prossimo in casa. Dobbiamo continuare su questa strada, però fare tesoro dei tanti errori che abbiamo fatto oggi, ma gioire di una vittoria, secondo me, alla fine sofferta ma meritata. Sì, no, ma sapevamo perché San Marino ha fatto una buona partita contro il Florente e ha anche vinto. Sapevamo che logicamente sfruttavano le loro qualità, che è quella sulle ripartenze, con due o tre giocatrici che sono veramente molto brave davanti e si chiudevano dietro. Era molto difficile passare, l'avevamo preparata così, però sul giro palla eravamo molto lente, cosa che poi al secondo tempo invece, allargando gli esterni, siamo riusciti un po' più a entrare senza mai creare grosse occasioni, però alla fine le abbiamo messe là e in un'occasione di questa è stata molto brava Camilla Dukova a saltare l'avversario, a mettere questa gran palla a pirone e Vale è stata molto brava a fare gol di testa. Sono felice per loro perché giustamente continuiamo, come detto prima, nel nostro percorso e questa è la cosa più importante. Questi qua per noi è tanto tanto fieno in cascina e se vogliamo proprio dirla tutta sono felice anche per il fatto che abbiamo trovato 3 punti importanti e soprattutto maturità in una squadra molto giovane e dobbiamo continuare su questa strada. Cerco di vivere la giornata, dobbiamo pensare partita dopo partita. So che anche qualche giornalista adesso giocherete per qualcosa di importante. Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza. Dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza, non lo dico perché devo dirlo, è perché lo penso, perché è una squadra molto giovane e vedi oggi abbiamo trovato delle difficoltà e siamo riusciti a vincere. È da grande squadra vincere 1-0 contro una squadra, ripeto, molto ben organizzata. Abbiamo un supporto importante che è quello della società, che è una società che ci tutela in tutto, ci appoggia in tutto e questo da parte dello staff, da parte delle ragazze è qualcosa di straordinario, è un progetto importante che dobbiamo portare avanti con tutte le nostre forze e cercare di fare sempre meglio. Come diceva sempre un mio allenatore, con grande umiltà non bisogna mai accontentarsi perché il traguardo dopo è sempre più bello.